Continuando il discorso, queste persone dicevano, se uno per istinto, diciamo, ha queste energie veramente negative, cosa hanno, hanno creato, hanno provato, non lo so, c'è le macchinari, nulla, si guidano queste energie negative che escono per istinto, che possono creare dei forti danni e problemi, si guidano in modo che si annullano, cioè magari lui non se ne accorge, però si annullano con altri modi, sistemi che non lo so, poi non hanno ragionato di questo, nemmeno mi interessa. Però come si fa a tirargli tutte fuori queste energie negative, questi brutti sentimenti, queste brutte emozioni? Bene, si fa in modo che, cioè, gli diamo noia, fastidio, gli creiamo problemi, gli devo cambiare un po' di inquadrature, in modo che le tiri fuori tutte, con un certo tempo, ad una sorta di dosaggi, magari, che ne so, mezz'ora, ora me ne sto un po' inventando, mezz'ora gli diamo fastidio con le zanzare, sai, uno magari pizza le zanzare, me sto un po' inventando le cose, cioè, mi sto inventando i modi, me ne sto inventando io, diamo fastidio con le zanzare, oppure magari gli diamo una cremina urticante, ma non per cattiveria, ma per far uscire tutte le emozioni, i sentimenti, le emozioni, le energie, diciamo, che creano poi a lungo andare danni, perché queste persone, dicevano, sono energie istintive, cioè che uno non se ne accorge, capito? Non se ne accorge. In questo caso, dicevano, a me dicevano, perché uno si tiene tutto dentro, vabbè, cioè, hanno inventato, che ne so, anche lo sport, ma quella è un'altra cosa, parla proprio di cose istintive, capito? Che uno non se ne accorge. E nulla, dicevano questo, per farglielo uscire tutte, gli si dà noia, ogni tot di tempo si crea danni non fisici, danni non danni, si annoia, in modo che anche istintivamente escono, noi però le manovriamo, le pilotiamo, anzi le manipoliamo, le manovriamo, le pilotiamo e le manipoliamo in modo che queste energie negative, brutte, lui si svuota completamente, questa persona, e nulla, fa male un occhio, c'entra nulla, si svuota completamente questa persona e lui poi starà bene, e queste energie brutte saranno non rielaborate, ma saranno, diciamo distrutte, ma non è proprio distrutte, non lo so, un'energia che si può distruggere, sicuramente ora mi metta il sistema per distruggere nulla, tutto qua, ragionavano di questo. Io non ho nessun verdetto da dare, perché io non lo so come funzioni. Però è un discorso che può piacere, cioè può piacere. È un discorso, non so nemmeno come definirlo, può essere anche vero, perché io non ho queste risposte. E nulla, volevo parlarvi di questo. Nulla, via, io vi saluto, vado a mangiare, se tutto va bene, vado alla mensa dei poveri a mangiare. Vi auguro di passare l'ennesima buona giornata. Sappiate che, caso mio, che aveste queste energie negative o brutte, sono assai contento veramente che ci sia un modo per togliersene di torno, anche se i modi, insomma, dà fastidio, insomma, è abbastanza disturbante, però se funziona così io accetterei sicuramente. Buona giornata, statemi bene voi che potete, io ogni tanto sto bene, ogni tanto c'è il zanzaro, ogni tanto c'è i grattini. No, non c'è nessuno che mi dà l'olio urticante, non esiste proprio. Io sentivo parlare sta gente. Arrivederci, alla prossima.